arriviamo a questa semifinale con Cremona dopo un quarto di finale molto impegnativo con Trento. E Cremona è squadra dal grande talento in tanti giocatori, non a caso c'è Crawford che è l'MVP del campionato, una squadra che è stata sempre meritatamente tra le prime posizioni di questo campionato, e tutto ciò che ha ottenuto se l'è guadagnato. In più avrà anche il fattore campo e, cosa non da poco, la possibilità di aver guadagnato qualche giorno di riposo chiudendo la serie in 4 partite, che in questo momento è un elemento molto importante, perché comunque ti permette di recuperare tra sia le energie sia soprattutto dei piccoli infortuni. Dal canto nostro arriviamo con grande entusiasmo, con grande soddisfazione per questo risultato ottenuto. Abbiamo il problema di Bruno che giocherà, ma giocherà con una maschera protettiva per la frattura rimediata al naso. Stefano qualcosina oggi è riuscito a fare, quindi speriamo che durante la serie possa riuscire a darci perlomeno qualcosa. È naturale che non ci sono tantissime energie, perché ripeto, la serie con Trento è stata credo qualcosa di più di un quarto di finale classico, quindi però ci portiamo dietro la volontà di continuare a provare a inseguire un altro grande risultato, sapendo che sarà molto difficile, ma penso che sarà una semifinale diversa proprio tecnicamente rispetto al quarto che è stato con Trento, perché sono due squadre abbastanza diverse. Cremona è un po' più votata all'attacco, una squadra che corre tanto il campo, molto offensiva. Trento è una squadra che ti costringe comunque invece a giocare più a metà campo, una squadra che comunque ha una fisicità importante in tutti i ruoli, non che Cremona non ce l'abbia, ma proprio come struttura di semifinale la vedo diversa per molti aspetti rispetto a quello che è stato il quarto con Trento. Però la giocheremo con grande gioia, questo non c'è dubbio, cercando di ottenere il massimo, e vediamo poi cosa dirà il campo.